Beh, niente, peccato perché c'eravamo, una partita persa per un dettaglio, e peccato perché, cioè, per noi era la quinta partita in 10 giorni, la squadra ha fatto veramente quello che poteva, perché poi quinta partita in 10 giorni con gara eliminazione come quella della Coppa Italia, con squadre di Eurolega, cioè Milano, Cantù, Bilbao, è sempre fuori casa da 10 giorni, da Torino a Bilbao qui. Le energie e gli acciacchi sono quelle che sono, però ci siamo stati, volevamo vincere, perché questa è comunque una partita prima di un altro miniciclo per noi terribile. Aver preso 2 punti oggi sarebbe stato importante, però veramente poco da dire ai miei giocatori, perché è un tiro libero sbagliato, una difesa che forse potevamo far meglio, insomma la partita ci siamo stati, siamo andati anche avanti nel finale un paio di possessi pesanti, cioè 5 punti, e poi lì la brava Roma a mettere 2 triple, noi un attimino veramente in ritardo, rimbalzo concesso, ma ci sta perché siamo a inseguire e a distribuire minuti e energie un po' tra tutti, e quindi insomma non è facile poi neanche per i giocatori avere sempre lo stesso assetto, e poi insomma sempre fuori casa le paghi. Peccato, ripeto, che forse all'intervallo potevamo anche al di là del canestro di Tucker, che siamo stati ingenui, bravo lui a prendere prima dell'intervallo, però potevamo essere un po' più in vantaggio, e questo poteva darci una mano, perché eravamo riusciti a risparmiare all'inizio un po' di minuti ad Andersen, avevamo segnato abbastanza, perché quando fai 44 punti fuori casa, forse lì che ancora un po' di energie c'erano, dovevamo essere un po' più cinici nel capitalizzare un po' di più, però insomma anche in quello la squadra ha mostrato di reagire, anche quando pensava insomma di aver magari subito dei torti, e quindi ha reagito dopo l'antisportivo, abbiamo recuperato una palla, poi un altro, poi sono episodi, un canestro valido a 3 punti che è sfiorata la retina, e la partita si attacca a tante cose. Quello che per me è importante è vedere che questi giocatori continuano a starci, e questo con tutto quello che abbiamo speso quest'anno e dove e come stiamo cercando di tenere, è sicuramente il segnale migliore. Adesso speriamo di avere l'energia per questa benedetta partita giovedì con Madrid, che almeno può darci la certezza di qualcosa in Eurolega, e niente, dopo Milano domenica, Varese mercoledì, le dobbiamo gestire queste partite qui tutte in apnea con quello che abbiamo, vedendo quello che possiamo tirar fuori, pensando che male che va, magari in coabitazione, ma saremo ancora in un gruppo di testa se dovesse andare male, e poi dopo ci prepareremo con la pausa per lo Stargame, per il rush finale, perché quando una squadra come la mia vuol provare a fare qualcosa di impensabile, cioè vincere 6 scudetti in fila, deve pensare a essere serena nei playoff e a giocarsi lì dopo tutto quello che abbiamo passato, specialmente in una stagione come questa. Ma meglio della Roma no? Mi sembra scontato. L'ha detto in tono polemico? No. Cioè mi sembrava scontato, cioè non ho capito. Beh, ma se io dico che nonostante abbia perso, cioè lei mi sembra non brillantissimo, perché quando io le dico che la mia squadra, sono contento, non che avesse perso, se Roma non avesse giocato bene o fosse una squadra che riterrei scarsa, sarei anche molto incazzato. Quindi evidentemente lei, preso da fare il tifoso e non il giornalista, non è molto brillante quando viene qui in un luogo di lavoro. Però se vuole gli dico che Roma non solo ha giocato bene, ma era pensabile che giocasse bene, aveva tutte le carte, perché ha giocatori esperti, panchina molto lunga, basti vedere chi ha giocato pochi minuti, in fiducia dalle 2 vittorie consecutive, dichiarazioni da 15 giorni per preparare questa partita col doppio dell'energia rispetto alle nostre, e quindi questo conta, c'erano tutti i presupposti, ma mi sembra lo sapesse anche Roma,
che non mi sembra abbia fatto dichiarazioni alla vigilia così morbide, giustamente ci credeva, ma lo sapevamo, e quindi complimenti a Roma perché ha fatto una buona partita, ma come d'altronde è nelle sue corde, perché il roster dice che è una squadra che giustamente deve puntare ai playoff, è una squadra che deve puntare ai playoff preparando una partita a lungo, avendo le energie, essendo in fiducia e prendendoci in questo momento, è normale che noi si rischi di perdere. Lo reputo soggettivamente, visto che Diamantidis ultimamente non sta difendendo come i tempi, il miglior difensore dell'Eurolega. Negli ultimi 5 giorni vengono rischiati. No, ma va, non lo so. In cui lui a vederlo la faccia e non capisce perché ha fatto farlo, non ha rispondito a farlo. Bene, io cosa vi posso rispondere? Che visto il fallo sportivo di Mossa era da un'altra parte, tutti guardavamo l'azione di là e lo rivedremo, non so cosa dire. Cioè, no, sicuramente sono cose che qualcuno avrà visto da qualche parte, sicuramente non avrebbe protestato nessuno, che non se ne è accorto nessuno, lui mi dice non ha fatto, ma lo vedremo, cioè non so, cioè, io mi devo preoccupare delle cose che... Forse è troppo forte in difesa. No, ma non è, ma quella non è una questione di difesa, è una roba che non capisco. Certo, se poi mi vuoi dire, io queste cose non le ho viste, se mi vuoi dire che è strano che ci sono due falli antisportivi, è strano, perché non c'è una partita, oggi non è una partita, secondo me, dove ci sono due falli antisportivi per una squadra piuttosto che un'altra. Magari vedo che Roma giustamente ha speso un fallo su Zizis quando era ancora il bonus, sdraiandolo a due mani così, buttandolo a terra, magari una volta può essere giudicato antisportivo quello o altre cose, ma questi rientrano negli episodi che se si va a guardare questa, si guarda lì, non se ne esce mai. Quindi sicuramente quando sono le partite punto a punto questi episodi qui pesano, ma non ti so dire perché, cioè perché non lo so, qualcuno avrà visto qualcosa, io non lo so, vedo di quello che dicono i miei giocatori e come, non so, come la palla del canestro da tre punti di mordente dentro, se è stata toccata, se è stata messa la mano da sotto, vuol dire che era, cioè non so, l'hanno vista, se avrà toccato, non è quello, ti ripeto, se ci mettiamo a parlare di queste cose si svilisce. Cioè dovrei fare polemica, perché io dico che è strano, dico che ci capita un momento così, dobbiamo essere belli tranquilli, pensare a recuperare la nostra condizione al meglio, pensare che questa partita qui noi il nostro l'abbiamo fatto, potevamo vincere e questo ci avrebbe dato sicuramente una serenità ancora maggiore per tenere un po' il primo posto, ma siamo sereni lo stesso perché per la stagione che abbiamo fatto, per gli infortuni che abbiamo, aver vinto due trofei e essere a giocarsi all'ultima giornata contro una squadra che ha un budget forse doppio del nostro, anzi almeno, come il Real Madrid che ha strapazzato il Barcellona in una finale di Coppa di Spagna dandogli 20 punti, essere lì a giocarsela alla pari in casa nostra con operazioni, crociati, schiene, tutto quanto, penso che sia una cosa che vada riconosciuta ai miei giocatori e a tutto quello che lavora intorno a loro. E quindi siamo sereni lo stesso. Poi se ci sono delle cose che a un certo momento sono sbagliate da altri piuttosto che da noi, gireranno.